Permasilisa nella catena del valore, che parte dall'idea dell'architetto e si completa con l'edificio nella sua finale configurazione, si inserisce in modo molto forte in un passaggio essenziale, che è proprio quello di trasformare l'idea dell'architetto in una concreta realtà. Permasilisa ha deciso di inaugurare questa mostra proprio in onore della forma, che è poi anche, con il punto esclamativo, un imperativo che noi cerchiamo di trasmettere, perché noi, ingegnerizzando l'idea dell'architetto, riusciamo a tradurre quella che è una idea eterea per definizione in una realtà, attraverso la modellazione delle forme. Si parte da un napkin sketch, il classico schizzo che l'architetto disegna e dice: io lo vorrei così. Ci inseriamo all'interno della Biennale Architettura di Venezia, che quest'anno dà grande ruolo e importanza a quello che è il core business di Permasilisa, cioè la copertura degli edifici. Curtain Wall, oltre ad essere l'oggetto principale dell'attività di Permasilisa, e rappresenta l'85% del fatturato, è anche uno degli elementi, uno dei fondamentali di un edificio. Ecco la ragione per la quale abbiamo voluto dare questa testimonianza attraverso questa mostra, fra l'altro collocata nella sede veneziana di Permasilisa, sede in qualche misura iconic, perché la Permasilisa che ha fatto e continua a fare tutti i più moderni edifici che oggi gli architetti sono in grado di pensare e di studiare, ha come sua sede un palazzo dell'Longhena che diciamo rappresenta un'altra eccellenza di tempi passati. Oggi Permasilisa chiaramente è un gruppo industriale di livello mondiale, che è un vanto averla qui in Italia, averne la headquarter in Italia. Una delle grandi forze di Permasilisa è quella proprio di essere in grado di suonare una tastiera infinita con una grandissima flessibilità, con una grandissima capacità di adattarsi alle esigenze espresse dal progettista, dall'architetto, sempre peraltro mantenendo standard di qualità elevati che sono alla base del nostro successo.